Vediamo come riparare una presa asciugo e soprattutto come montarla a parete. Vedete questa levetta? È un po' più spostata del solito. Questo mi blocca tutte le prese asciugo da inserire. Per prima cosa dobbiamo togliere la cornice esterna alla presa. Prima di cominciare, assicuratevi sempre che avete staccato la corrente e avete messo la presa in sicurezza. Una volta che avete staccato la corrente, controllate applicando prima un elettrodomestico. In questo caso attacco una stufetta elettrica e vedo che non parte. Poi, una volta aperta la presa, con un cercafase come questo, vado a controllare se c'è ancora tensione. Il fai da te e non è per professionisti e quindi la sicurezza è la base di tutto. Procediamo allo smontaggio della presa. La cornice si toglie semplicemente tirandola. Se non ce la fate con le mani, aiutatevi con un giravite. Ci vuole un giravite. Si fa leva dove c'è lo spazio della cornice, dove si aggancia. Ecco qui. E poi vanno svitate questa vite e poi questa vite per far tirare tutto il blocco fuori. Svitate le viti, vado a tirare fuori tutto il blocco. Questo qui è il semplice interruttore per accendere la luce dello specchio. Ecco qui. Con il cercafase vado a verificare se c'è ancora tensione. Luce non si accende, provo dall'altra parte. Perfetto, non c'è nessun contatto elettrico. Ora quello che devo fare è svincolare la presa asciugo dalla sua placchetta, dal suo supporto. Per farlo, o lo faccio lasciando tutti i fili attaccati, oppure lo svincolo dai fili e lo vado a sganciare. Proviamo a lasciare i cavi attaccati e proviamo a svincolare la presa asciugo. La presa asciugo è agganciata con delle molle in plastica. Le molle in plastica sono queste. A seconda dei modelli che abbiamo, ci sono alcune prese che si incastrano da dietro, verso in avanti, altre che vanno infilate davanti. È una marca Ticino. E i componenti, i frutti, vengono infilati davanti verso il dietro. Praticamente a placchetta inserita, i frutti vengono inseriti così, verso in avanti. Quindi di conseguenza, per svincolare l'asciugo, dobbiamo liberarla da queste due linguette, alzandole, stando attenti a non spezzarle, e contemporaneamente dobbiamo spingere da questo lato l'asciugo verso l'infuori, verso noi. Queste due linguette vanno alzate di molto perché devono svincolarsi dall'interno, perché queste linguette hanno dei dentini che vanno ad incastrarsi nei fori dell'asciugo. Quindi cosa facciamo? Andiamo prima ad alzare le linguette di sopra e a spingere leggermente l'asciugo in avanti. Deve fare un leggero movimento, ma si deve spostare proprio di 1 mm, tanto da far lasciare le due linguette leggermente alzate. Poi passiamo dal lato di sotto a svincolare nella stessa maniera. Allora, se non riusciamo con le dita ad alzarle, ne facciamo una alla volta con l'aiuto di un cercafase. Quindi contemporaneamente io, vedete, mantengo il supporto, spingo l'asciugo e vado a giocare sulle linguette. Ecco qua, avete sentito il click? Ho sbloccato le due linguette di sopra. Giro il supporto al contrario senza far tornare indietro l'asciugo, attenzione,
e vado a svincolare le linguette di sopra. Non è molto facile, dovete avere molta pazienza. Ecco qui, quindi sotto sono riuscito a sbloccarlo, vedete? Sopra l'ho bloccato di nuovo, involontariamente ho spinto indietro, quindi vado a sbloccare anche qui. Ecco qui, fatto. Noi abbiamo sempre il problema di questa linguetta, eccola qui, vedete come sporge verso l'interno, che mi blocca la spina, non me la fa entrare dentro. Va qui, quindi a questo punto io o esercito una leva all'esterno cercando di fargli riprendere la forma, e ci siamo riusciti. La stessa cosa lo faccio di qua, vedete? Eccola qui, col giravite, spingo un po' con il pollice e col giravite vado a fargli riprendere la forma di prima, perché anche di qua si era un po' torta. Fatto. Nel caso in cui il danno dovesse essere ancora maggiore, non riuscissimo col giravite a riprendere le nostre linguette, vedete qui ci sono degli incastri, questi incastri, sempre con l'aiuto di un giravite alzandolo, vado a smontare la cornice in modo da arrivare più facilmente all'accesso di queste linguette. Operazione inversa, spingo l'asciugo all'interno della placchetta e la rincastro e vado a rimontare come stava prima. Come si rimonta? Si rimonta facendo andare queste viti all'interno di questi fori. Avvitato il supporto, la base con le prese al muro, la placchetta va messa come l'abbiamo tolta, a incastro, basta appoggiarla e si spinge ed è fatta. Ed è tutto. Se vi è piaciuto, regalatemi un pollice in su e iscrivetevi al canale per mantenerci in contatto. Alla prossima.